Amici, buongiorno a tutti, get ready with me per andare al centro commerciale. Non so se vi ricordate, ma ieri vi avevo detto di aver terminato il siero, questo qui, di Charlotte Tilbury, quindi sono andata a ricomprarlo da Sephora. Mi sa che non è lo stesso del mio. Raga, è lo stesso, solo che mi sembrava un po' più scuro. Però sì, è lo stesso. Iniziamo applicando. Eh sì, è più tipo sul giallo invece che sul bianco. Però è uguale. Applichiamolo. Che poi raga, non l'avevo mai comprato perché mi era arrivato appunto da parte di Charlotte Tilbury e non l'avevo quindi pagato l'altro. Visto che l'ho finito, lo dovevo ricomprare. Sono andata a pagare tutti da Sephora. Ma quanto costa? Costa tantissimo. Però mi ci sono trovata super bene, quindi ovviamente l'ho ricomprato. Però non pensavo costasse così tanto. Volevo appunto comprare anche il fondotinta di Huda, solo che non c'era la mia colorazione, quindi ho detto vabbè, spero quando ci sarà. Però mia sorella mi ha fatto vedere in Tentazione e abbiamo comprato delle maschere. Per lei questa al cocco, questa qui e per me questa. Che poi sto riandando allo stesso centro commerciale di ieri, perché ieri non ho comprato nulla in realtà, solo un maglioncino che mi ha regalato mia mamma. Comunque guardate qui questo specchio, così si allunga, è troppo comodo. Poi mi servirebbe anche un vestitino, cioè un vestitino, un outfit. Per sabato che ho un 18esimo, allora, visto che non vado ai 18esimi da anni, cioè da 2 anni tipo, non è che mi ricordo qual è solo l'ultimo 18esimo, non so più come ci si veste, cioè non ho più idee. Comunque l'outfit già comunque lo so, perché già da casa mia avevo portato qualcosina, ma poi ieri mia madre mi ha regalato un maglioncino e pensavo di mettere proprio quello. I capelli invece penso di lasciarli lisci, devo soltanto un po' passare la piastra perché appunto li ho legati, quindi sicuro c'è il segno. Il make-up è terminato, ora fissiamo il tutto. Che poi in realtà mancano ancora le labbra, ma ho la combo labbra sempre in borsa. Allora, per l'outfit avevo pensato appunto questo maglioncino che mi ha comprato ieri mia mamma da Zara. Mi ha levato già l'etichetta, però è una S, l'ho pagato quanto quello lì che vi ho fatto vedere nell'haul oro, solo che questo almeno è in palette, ma anche quello oro comunque mi piaceva tantissimo. Eccolo, bellissimo. Oh, pardon, scusatemi. Mi piace da morire. Io jeans ho pensato questi qui. Vorrei far uscire sia il bordino dello slip perché il bordino del reggiseno, mi sento tipo tutta chiusa, cioè non sto comoda. Vabbè, comunque mettiamo i calzini sempre di colori sgargianti, per me l'avete capito che io ho solo calzini così. Ora pensiamo ai capelli e poi continuiamo a sistemare l'outfit. Pettiniamoli bene, vedete che brutto il segno dell'elastico. Comunque la combo termosifoni accesi, piastra, non si può fare, sto morendo di caldo. Scarpe, metto queste qua, di Vuitton, che hanno sia il grigio che il bianco. Come profumo ho portato Alien, ma ultimamente sto mettendo sempre Alien. Come borsa ho scelto questa qui di Givenchy, devo mettere la catenina. Così ora è vuota, devo un attimino riempire. Sto mettendo la matita. Adesso mettiamo anche il gloss. Mia sorella ha sparto tutto il cerchietto che volevo mettere. Questo è l'outfit finale. Già mamma mia, gli ho detto oddio, con la faccia di fuori. Ma tanto per uscire mi metterò una pelliccia.